Girava con rotoli di banconote, offriva drink a tutti, vestiva con pantaloni di seta a zampa d'elefante, stivali bianchi. David Ruffin è dalla parte del soul. Latitudine Soul. Storie raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio. Il 22 giugno del 1968, al Versailles Hotel di Cleveland, i Temptations stavano per esibirsi in concerto. Era l'ultimo di una lunga serie. Le luci della sala erano spente e tutta la band, nella classica uniforme viola elettrico, era pronta sul palco. Nell'aria però c'era una certa tensione e da dietro la pesante tenda rossa il vociare del pubblico stava diventando insistente. I Temps erano in ritardo. Non potevano iniziare, perché all'appello mancava quella che era la loro voce solista, David Ruffin. Possiamo serenamente affermare che il talento di David era direttamente proporzionale alla sua inaffidabilità. La cocaina e l'uso smodato di alcol amplificavano il suo lato peggiore. Quella sera in particolare era andato a Buffalo con la sua ragazza a vedere un altro concerto. Pensava di poter rientrare in tempo per l'esibizione, ma calcolò male i tempi. I ragazzi decisero comunque di andare in scena. Da professionisti quali erano, si divisero le parti di David e fecero partire lo spettacolo. Solo verso la fine del concerto, Ruffin fece la sua comparsa. Salì sul palco e, come era ovvio, fu accolto da un'ovazione da parte del pubblico. Sorrise e finì il concerto estremamente divertito. I fans lo avevano premiato per quello che i suoi colleghi reputavano una mancanza di professionalità. Per i ragazzi era troppo. Erano stanchi del divismo di David e quella era la goccia che fece traboccare il vaso. Del resto David negli ultimi tempi era ingestibile. Si comportava come un magnaccia. Girava con rotoli di banconote, offriva drink a tutti, vestiva con pantaloni di seta a zampa d'elefante, stivali bianchi, la montatura degli occhiali incastonata di diamanti e aveva sempre due feroci Doberman al seguito. Gran parte dei guadagni dei Temps erano finiti dritti nelle sue narici e inoltre la sua reputazione di violento iniziava a danneggiare l'immagine del gruppo. Aveva avuto una relazione burrascosa con Tammy Terrell, finita nell'imbarazzo generale. Tammy iniziò a mostrare in giro i segni delle violenze subite da David e lui, per tutta risposta,
La insultava davanti a tutti, senza pudore. Tornando a quella sera, alla fine del concerto, i ragazzi, senza proferire parola a David, chiamarono la Motown giù a Detroit e chiesero di far preparare agli avvocati le carte per licenziarlo. Volevano metterlo davanti al fatto compiuto, senza possibilità di replica. Venne indetta a tal proposito una riunione. Qualcuno aveva provato ad avvertirlo, suggerendogli di chiedere scusa per l'accaduto, ma la sua risposta fu arrogante e lapidaria. Scusarmi? E per cosa? Io sono più grande di loro. If loving you is wrong, I don't wanna be right. Can't you see? If being right means being without you, I'd rather live a wrong going life. Your mama and daddy say it's a shame. They laugh, it's a downright disgrace. But as long as I got you by my side, I don't care what your people say. Listen, your friends tell you it's no future loving a married man. If I can't see you when I want to, I'll have to see you when I can. If loving you is wrong, I don't wanna be right. If loving you is wrong, I don't wanna be right. La riunione si tenne il 27 giugno nell'ufficio di Barry Gordy, il presidente della Motown. David arrivò con circa 2 ore di ritardo. L'avvocato, al suo arrivo, fece un preambolo. David, abbiamo deciso di fare un cambiamento. All'inizio Ruffin scoppiò in una risata. Pensò a uno scherzo. Poi disse che i ragazzi erano impazziti. Poi chiese un'altra possibilità. E infine sorrise e disse: sapete cosa vi dico? Buona fortuna allora. E lasciò la stanza. I remember holding you and feeling like a king. How I miss you, baby, when I think of all the little things I used to do with you. Now that I'm without you, I'm so blue. It seems that I just kissed your lips a little while ago. Everything around me makes me stop a while and think of all the things we used to do. How the time goes so slow without you, baby. So I sing a little longer in the shower, and I fuss around a little more at work. Each day is a lifetime. Each day's getting so long, I'm about to go out of my mind. In realtà David non era un mostro. Era solo un uomo insicuro, fragile e influenzabile. Aveva semplicemente bisogno di aiuto. Non riusciva però ad ammetterlo. Fatto sta che i Temptation avevano bisogno di arruolare qualcuno. Ci voleva un sostituto. La scelta ricadde su un amico di Ruffin, anzi sul fan numero uno di David, un ragazzo di nome Dennis Edwards. Dennis era diventato amico di David proprio per l'ammirazione infinita che aveva nei suoi confronti. Voleva studiarlo da vicino e ci riuscì al punto che poteva cantare esattamente nel suo stile. Pur non essendo un virtuoso, riusciva ad imitarlo perfettamente. Era un tenore potente, con una grana gospel e un controllo della voce notevole. Un fratello che ora aveva l'occasione e la responsabilità di diventare un Temptation, di prendere il posto del proprio idolo. Each day through my window I watch her as she passes by. Il primo concerto fu un disastro. I Temps, oltre a cantare benissimo, avevano delle coreografie precise. I loro passi erano studiatissimi e millimetrici e Dennis si perdeva continuamente. Restava imbambolato mentre i Temptation gli scivolavano a destra e a sinistra. Studiò sodo e in breve riuscì ad integrarsi perfettamente al punto che chi non aveva mai visto David Ruffin poteva non accorgersi della differenza.
il battesimo di fuoco avvenne il 9 luglio di quell'anno. I've been so many places. Era uno show a Valley Forge, in Pennsylvania. Il concerto venne promosso a mezzo stampa come il debutto di Danny Edwards. Stava andando tutto molto bene quando, a metà del concerto, il manager dei Temptation vide una figura sinuosa come quella di un cobra avvicinarsi. David, che diavolo ci fai qui? La risposta arrivò con uno schiaffo talmente violento che risuonò per tutto il teatro. Ruffin sgattaiolò sul palco e proprio su Ain't Too Proud to Beg, quando la canzone dice «So che volevi lasciarmi», David prese il microfono dalle mani di Edwards e finì la frase. Ma non ho intenzione di lasciarti andare. Per un attimo nessuno seppe di preciso cosa fare. Il manager chiamò la sicurezza, ma il pubblico era invisibile. Non potevano far scendere Ruffin dal palco. Il povero Danny Edwards arretrò e insieme agli altri Temptation fece da corista a David senza avere nemmeno il microfono. Questa cosa di apparire all'improvviso durante i concerti accadde per ben 3 volte. Nonostante rinforzassero la sicurezza, David improvvisamente faceva la sua comparsa e puntualmente si impadroniva della scena. Sembrava quasi un numero preparato, al punto che i fans, ad ogni concerto, si guardavano intorno per vedere se David era nascosto da qualche parte in attesa di fare la sua entrata in scena e cantare My Girl o qualche altra canzone. La cosa diventava preoccupante. Il manager chiamò la Motown e chiese aiuto. Mandarono un'altra guardia del corpo. Se non potevano farlo scendere, potevano però bloccarlo. Fatto sta che, per coincidenza o meno, nelle seguenti settimane David non si fece vedere. La cosa riportò la situazione alla normalità e Dennis Edwards continuò a fare progressi. Tutto andò liscio fino ad una sera a Gatesburg, nel Maryland. Il gruppo era stato ingaggiato per 2 serate.
La prima sera David era seduto tra il pubblico. Questa volta però non era lì per rubare il microfono. Sembrava fosse stato invitato. Dennis Edwards si sentì il cuore in gola. Alla fine dello show i ragazzi gli dissero: «Hai fatto un buon lavoro, davvero, ma abbiamo deciso di riprendere David. Domani sarà di nuovo al suo posto». Quelle parole furono un pugno in faccia. Dennis sapeva che non poteva impedirlo. Decise però di non assistere al rientro in scena di David e quella sera preferì restare in camera a preparare le valigie in attesa di rientrare a casa. Mentre era lì a piegare i suoi vestiti e a pensare a quell'occasione sfumata, squillò il telefono della stanza. «Vieni subito qui, Dennis, abbiamo bisogno di te». David, ancora una volta, non si era presentato. Arrivò solo a metà concerto e rifece il solito giochetto. Quella però fu davvero l'ultima volta. Era Dennis, adesso, il quinto Temptation. La sua consacrazione avvenne al Forum di Los Angeles durante l'ultima data di quell'estate. Dennis cantò così bene che quelle 20.000 persone sembravano urlare in un solo coro: «David chi?» David era stato spazzato via. Era passato remoto adesso. Storie, profili, cronache del soul e della musica afroamericana su radio1.rai.it. Yesterday my life was filled with sadness. I had little hope of ever finding gladness. All my roads were closed and thought would never more. I had accepted my life to be just a bore. Il treno del soul si ferma qui. Rimettete a posto i vostri dischi. Noi ci sentiamo lunedì.